si allarga il distacco tra i due, ultimo giro in 56-88, siamo sul piede del primato mondiale che, ricordiamo ancora, è detenuto da Noureddine Morceli, che allunga ancora, sprinta ancora, ha ancora energie per allungare l'algerino. Cacio è definitivamente battuto in questa gara, ora è una lotta contro il tempo. 3-13, 14, 15, vediamo se riuscirà a limare ancora il primato mondiale, non ce la fa probabilmente, ma allunga ancora Morceli, 3-28 e 82, vedete, continua a scorrere il tempo, è ottimo, 3-29-22, siamo a 4 decimi dal primato del mondo, è la seconda prestazione mondiale di tutti i tempi che va a sostituire.